Buongiorno a tutti. Questa è una breve riflessione sul sense making, che è stato uno dei temi centrali del corso di organizzazione e sviluppo delle risorse umane. Un gruppo di studenti ha attivato una serie di processi di lavoro comune, ha messo alla prova le proprie conoscenze, ha incontrato il mondo delle imprese e ha utilizzato come proprio traghettatore Carvai. Il pensiero di Carvajal è un pensiero da molti considerato complesso, difficile, articolato, ma è anche un pensiero che per certi aspetti fluisce naturale, perché è il pensiero dell'esperienza, è il pensiero di chi affronta la realtà con l'abilità di chiedersi il senso delle cose. Molti corsi di gestione delle risorse umane si occupano delle competenze, si occupano degli strumenti, si occupano delle tecniche. Pochi corsi chiedono alle persone di affrontare il tema del perché si debbano gestire le persone, di quali siano i fondamenti di questa scelta, di quale sia il valore reale della persona all'interno del sistema. Il sense making aiuta a riposizionare il sapere sulla gestione delle risorse umane all'interno di una domanda, che è la domanda più profonda che chiunque opera in quest'ambito si deve porre. Qual è il senso del rapporto tra la persona e l'organizzazione? Qual è il ruolo della direzione delle risorse umane? Qual è il punto oltre il quale la gestione delle persone rischia di diventare pure semplice manipolazione? Qual è il punto oltre il quale le nostre tecniche diventano il modo per non vedere la realtà che le persone vivono dentro l'organizzazione ogni giorno? Questo non vuol dire abbandonare le tecniche di gestione, questo non vuol dire avere un approccio radicale, critico al management e alle imprese, questo vuol dire assumere una posizione deontologica e scegliere nel rapporto con le persone sulla base di un sistema di valori rispettoso della loro unicità. E questo è il senso profondo del sense making applicato nell'organizzazione, soprattutto quando ci si occupa di gestire la relazione tra persona e organizzazione. Ed è, lasciatemi dire, stupendo vedere come un gruppo di studenti che pensava di dover affrontare per l'ennesima volta un esame rappresentato da una serie di importanti contributi teorici, abbia scatenato dentro sé, dentro i gruppi e nel rapporto con il docente, un processo che ha creato nuove conoscenze.